Quanti di voi siete pazzamente innamorati di Gesù? Amen. Sapete che non è possibile conoscere Gesù e non esserne follemente innamorati. Se non lo siamo ancora è perché ci hanno presentato un Gesù sbagliato. Ci hanno fatto credere che abbia determinate caratteristiche che in realtà non ha. Perché più conosciamo Lui e più siamo veramente follemente innamorati di un Gesù che è l'incarnazione dell'amore di Dio. Dio è amore, Dio non ha amore, Dio è il suo DNA, se possiamo dire così, e Gesù è l'incarnazione, Gesù è la manifestazione della bellezza di Dio. Tutti gli aspetti meravigliosi di questo Padre d'amore sono stati manifestati in maniera totale, completa, dalla persona di Gesù che è la perfetta rappresentazione del Padre. Se avete la Bibbia, se no ve le leggo io certe scritture, se andate in Giovanni capitolo 1, volevo così partire da qua per condividere qualcosa, ovviamente l'argomento ha tutto a che fare con Gesù, sempre a che fare con Lui, perché come ho detto anche un paio di giorni fa a raduno, Gesù è stato così tanto rimosso dal centro del cristianesimo che la missione più importante oggi è riconvertire i cristiani a Gesù. Perché prima di riuscire a raggiungere gli altri è necessario che noi torniamo ad essere focalizzati su di Lui, sul suo esempio di vita, sul suo amore, sul suo perdono radicale verso chiunque, amici o nemici che siano. Se Gesù non torna ad essere al centro del cristianesimo, è veramente difficile riuscire ad avere un impatto nella vita degli altri. Infatti, se voi non siete d'accordo con me, non c'è problema, ma io sono convinto di questo, che quello che oggi consideriamo cristianesimo non è altro che una religione come tutte le altre. Non c'è nessuna differenza. È una religione con regole, regolamenti, con separazioni, esclusioni, denominazioni, varie cose del genere, ma il cristianesimo è, e lo dice la parola stessa, è seguire Gesù. Un cristiano è colui che segue Gesù, non è un colui che crede in Gesù, perché tu puoi credere in Gesù e non seguirlo. Ci sono moltissimi cristiani che credono in Gesù ma non credono nel suo messaggio, o se lo credono a livello teorico ma non a livello pratico. E non è possibile definirsi cristiani e non avere Gesù come modello di vita. Molti di noi vivono il cristianesimo portando avanti i propri interessi, le proprie idee, vivendo la propria vita secondo i principi che noi riteniamo giusti, ma questo non è seguire Gesù. Quando Gesù parla di entrare nel regno di Dio, non si riferisce ad un luogo. Il regno di Dio non è un luogo, il regno di Dio non è il cielo, il regno di Dio è come Dio regna. E tu ed io possiamo essere dei credenti in Gesù e non essere mai entrati nel regno di Dio, vale a dire non vivere la vita secondo i principi del regno, ma pur credendo in Gesù continuiamo a vivere la nostra vita secondo ciò che noi riteniamo giusto, secondo le nostre idee, secondo i nostri principi. Ma essere cristiani vuol dire essere coloro che seguono Gesù, e Gesù è un esempio di vita. Gesù non deve essere relegato al ruolo di agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, grazie a Dio che lo è. Ma se noi lo releghiamo solo a quel ruolo e tutto ciò che pensiamo che sia la nostra parte è quello di credere in questo, però poi viviamo come ci pare e piace, certo siamo dei credenti in Gesù ma non siamo dei discepoli di Gesù. Un discepolo è colui che segue attentamente gli insegnamenti del maestro e li mette in pratica. E c'è una grande differenza fra credenti o discepoli. Quindi dobbiamo far ritornare Gesù al centro del cristianesimo. Intendo dire i suoi insegnamenti. Quando è stata l'ultima volta che avete letto, studiato o sentito una predica sul sermone sul monte?
Il sermone sul monte è l'ABC del cristianesimo. È, secondo Gesù, è l'ABC del cristianesimo. E noi lo abbiamo talmente reso un insegnamento ipotetico da dire, certo sono dei bei principi, ma nessuno sarà mai in grado di vivere quei tipi di principi lì. Mentre secondo Gesù si tratta dell'ABC di cosa significa essere cristiani. Per cui tornare a porre Lui al centro della nostra vita, del cristianesimo, sarà esattamente ciò che farà la differenza, non solo nella nostra vita, ma anche e soprattutto nella vita delle persone che ci circondano. Giovanni 1 dice così, il verso 1 dice: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E parola è il greco logos, che non ha niente a che fare con Bibbia. Giovanni 1 non dice nel principio la Bibbia era con Dio e la Bibbia era Dio. Logos è una persona. Nel principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Gesù è questo Logos. Gesù è il Logos di Dio. Gesù è la logica di Dio. O, in parole più semplici, Gesù è come Dio spiega se stesso. Vuoi sapere come è Dio? Dio ce lo spiega attraverso Gesù. Gesù è tutto ciò che Dio aveva da dire. Gesù è tutto ciò che Dio aveva, ha e avrà da dire per l'eternità. È Gesù. Gesù è il messaggio di Dio, la logica, il logos di Dio. E il logos, la parola di Dio, è una persona, non un libro. Il logos è una persona. Vedete, la teologia cristiana deve iniziare e deve fondarsi sulla persona di Gesù. Oggi, pensateci un attimo, oggi è possibile andare in chiesa e dover aspettare mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora prima di sentir nominare il nome di Gesù. Si parla tanto di Dio, ma molto poco di Gesù. E il motivo è molto facile, perché Dio è un termine generico. Gesù è un termine specifico. Al termine Dio puoi attribuire tutte le idee che tu hai, ma al termine, al nome Gesù, non puoi attribuire le idee che hai tu, perché Gesù si è espresso con chiarezza. C'è un messaggio molto chiaro che esprime, ci sono dei principi precisi, particolari che esprime, e Gesù è come Dio spiega chi Lui è e come Lui è. Guardate di nuovo, nel principio era la parola, il Logos, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Quella parolina lì, presso, è il greco pros, P-R-O-S, che vuol dire faccia a faccia. Ascoltami bene. Nel principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, pros, faccia a faccia. Questo Gesù, questo Logos, questa parola è da sempre faccia a faccia con il Padre. È l'unico che da sempre è faccia a faccia con il Padre, ed è l'unico che può dirci come è Dio, perché da sempre è faccia a faccia con il Padre. E il verso 14 dice che questo Logos, colui che da principio è faccia a faccia con il Padre, si è fatto carne. Vale a dire, colui che da principio è faccia a faccia con il Padre, si è fatto carne ed è diventato faccia a faccia con l'umanità, affinché l'umanità, attraverso di Lui, potesse finalmente capire e conoscere come è Dio veramente, perché Lui è l'unico
che da sempre, da principio, è faccia a faccia con questo Dio. Amen. È faccia a faccia con Dio, con il Padre, si è fatto carne in modo da essere faccia a faccia con l'umanità e spiegarci come è questo Dio meraviglioso. Amen. Amen. Il verso 18 di Giovanni dice così, dice nessuno, sapete cosa vuol dire nessuno in greco? Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. E visto vuol dire percepire accuratamente, non vuol dire con gli occhi fisici, vuol dire nessuno ha mai percepito accuratamente Dio, ma l'unigenito, colui che da principio è faccia a faccia con il Padre, si è fatto carne per essere faccia a faccia con l'umanità e per poterci finalmente dire come è questo Padre d'amore che è venuto a mostrarci. Perché nessuno, prima di Gesù, ha mai percepito accuratamente il Padre. Sì, ne hanno avuto idea, hanno avuto delle percezioni, hanno avuto delle sensazioni, hanno cercato di spiegarle a modo loro, ma nessuno è mai stato faccia a faccia con questo Dio. L'unico ad esserlo stato è Gesù. Gesù è il Logos di Dio, la logica di Dio, la spiegazione che Dio dà di se stesso, il messaggio di Dio, tutto ciò che Dio ha da dire, che avrà da dire, che ha sempre voluto dirci, è Gesù. Per questo vi ho detto che più tu ed io conosciamo Gesù e più ci innamoriamo pazzamente di questo, di questo Gesù meraviglioso. Non ha niente a che fare con religione, non ha niente a che fare con essere bigotti, non ha niente, cioè, conoscere Gesù è veramente imparare a vivere. Amen. È vivere, non una vita da religiosi, non una vita che, di coloro che devono rinunciare a tutto perché sennò Dio non è contento di noi. Non ha niente a che fare con questo, non ha niente a che fare con questo. Il conoscere Gesù ti permette di sperimentare ciò che Lui è, vale a dire la manifestazione dell'amore di Dio. Ed è questo amore che ti permette di fare ogni cosa. Giovanni 3,16, poiché Dio ha così tanto amato il mondo, che ha dato. Nota come la più alta manifestazione di amore è attraverso il dare. Tu non puoi amare senza dare. In qualunque area della vita. Nell'offerta di prima, l'offerta di prima, l'unico modo attraverso il quale le offerte funzionano per noi che diamo e per chi riceve è quando è un'espressione di amore. Abbiamo così tanto amato il piano di Dio e ciò che Dio sta facendo attraverso questo ministero meraviglioso di Corrado che diamo. Ecco perché lo facciamo. Così come dare ascolto, dare tempo, dare compassione. È il più alto, è la più alta manifestazione di amore. Più tu ed io conosciamo questo Logos, che è da principio faccia a faccia con il Padre, e più siamo follemente innamorati di questo Gesù che ci presenta perfettamente. Colui che è da principio e che prima d'ora, che prima di Gesù, nessuno aveva mai percepito accuratamente. Ma Mosè! Ma Abramo! No. Nessuno ha mai percepito accuratamente Dio, perché l'unico ad essere faccia a faccia con Lui da sempre è Gesù, è il Logos. Lui è colui che ci dice com'è. E se c'è scritto qualcosa o senti qualcuno dirti qualcosa riguardo di questo Dio d'amore diverso da ciò che Gesù ha espresso, vuol dire che è un errore. Non vuol dire che Dio è tutto ciò di cui viene detto. Dio non è l'insieme di tutte le caratteristiche che gli sono state attribuite. Dio è solamente ed esattamente come Gesù l'ha presentato. Amen. Se no Gesù è un impostore. Esattamente. È talmente semplice che non viene capito. È così. Corrado lo sa benissimo che stiamo lottando tra virgolette per abbattere questo muro che vuol difendere un'immagine di Dio distorta.
Perché la vera immagine di Dio è solo quella espressa da Gesù. Tutto ciò che è in accordo a Gesù è rivelazione divina. Tutto ciò che è in disaccordo a Gesù è opinione umana al meglio, paganesimo al peggio. E dobbiamo saperle distinguere, perché tutte queste voci sono presenti all'interno della Bibbia. E noi non possiamo leggere la Bibbia come fosse un libro piatto. Dobbiamo mettere la parola che è Gesù al di sopra di ogni altra cosa che chiunque altro abbia mai detto di Dio, e filtrare qualunque altra cosa attraverso la rivelazione che Gesù, colui che da principio è faccia a faccia con il Padre, colui che è della stessa essenza del Padre, colui che è venuto a manifestare carne ed ossa, manifestare questo amore immenso ed incondizionato. Alleluia. Che è sempre stato. Dio non è mai cambiato e Dio non cambierà mai. Non importa niente di quello che ti sembra leggendo. Se ti sembra che Dio sia cambiato, è una rappresentazione sbagliata di Dio, perché Dio non è mai cambiato, è sempre stato esattamente come Gesù lo ha dimostrato e lo sarà per sempre, non cambierà mai. A cambiare è la nostra comprensione di Dio nel corso dei secoli, quella è cambiata. Non è Dio ad essere cambiato, è la comprensione dell'uomo di Dio che è cambiata. E non possiamo attribuire a Dio tutte le caratteristiche che gli sono state date nel corso dei secoli, perché altrimenti, invece di servire l'Abba Padre del Signore Gesù, stiamo servendo Molech, stiamo servendo Baal. Quelli sono degli dèi che hanno caratteristiche dalla doppia faccia. A volte sono amore, a volte sono odio, a volte sono perdono, a volte sono giudizio, a volte sono misericordia, a volte sono una sentenza emessa, a volte sono così, a volte sono così. Il Dio dalla doppia faccia è Molech, è Baal, sono gli dei pagani. L'Abba Padre di Gesù è lo stesso ieri, oggi, in eterno, non è mai cambiato. Non ha una doppia faccia, non è amore e odio, non è grazia e giudizio, è solo come Gesù lo ha presentato, e tutto ciò che è in disaccordo a questo è semplicemente l'opinione che l'uomo aveva di Dio, che era un'opinione condizionata dal paganesimo del tempo. E spesso gli uomini danno una descrizione di Dio che è esattamente come quella degli dèi delle nazioni circostanti. Ma noi, attraverso Gesù, che è il filtro interpretativo delle scritture, dobbiamo saper distinguere fra la rivelazione divina e il paganesimo e l'opinione umana distorta e corrotta, e non mettere tutte queste caratteristiche e attribuirle tutte a Dio, perché invece di avere l'Abba Padre di Gesù abbiamo Frankenstein. Ma vi rendete conto che molte volte abbiamo alzato le mani e adorato un Dio che è molto più simile a Frankenstein che non all'Abba Padre di Gesù, al Padre, Papà, Abba, Papà, Papà d'amore di Gesù, che non è mai cambiato? È così. E chi sei tu per dire questo? Non sono nessuno. E grazie a Dio che è Gesù che dice così. Perché lui è da principio faccia a faccia con il Padre. Guardate questa scrittura in Luca capitolo 10. Spesso le caratteristiche attribuite a Dio nel corso dei secoli sono più simili a quelli degli dei pagani che non al Padre d'amore di Gesù. Molech, vi ho citato questo Molech, che non è, è un dio pagano. Molech era un dio ammonita, adorato principalmente dai cananei. E questo Molech, sentite bene, sentite, per essere riappacificati con lui e per avere nuovamente il suo favore, era necessario offrirgli i figli maschi primogeniti in sacrificio. Ora vi chiedo, pensate un attimo come è stata presentata la croce e poi ditemi che differenza c'è fra Dio e Molech. Pensateci un attimo. Se per essere riappacificati con Dio, con questo Dio pagano, era necessario offrirgli figli maschi primogeniti in sacrificio,
temo che il modo in cui abbiamo interpretato la croce sia attraverso una mentalità sacrificale pagana e non attraverso ciò che Gesù è venuto a mostrarci. Perché interpretiamo la croce esattamente nello stesso modo in cui i pagani interpretavano i sacrifici ai loro dei. Uguale, non è cambiato niente. La sofferenza. Deve esserci qualcosa che si è inceppato da qualche parte. Guarda Luca 10. Luca 10, il verso 17, dice: ora i 70 tornarono con l'allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Vedete, qua ci sono varie interpretazioni di questa scrittura che possono andare bene, però voglio darvi queste interpretazioni in accordo a ciò che vi dico, in accordo a questo insegnamento. Questa è un'interpretazione, capite il concetto espresso finora? Leggendo questa scrittura, Gesù sta dicendo questo: io vedevo le caratteristiche sataniche attribuite a Dio nel corso dei secoli distaccarsi dalla figura del Padre a motivo del fatto che adesso finalmente vi ho presentato come Lui è. Vedeva le caratteristiche sataniche, quello di essere un Dio cattivo, un Dio che giudica, un Dio che punisce, un Dio che fa del male, un Dio vendicativo, un Dio che ha comandato genocidi. Vedeva queste caratteristiche sataniche distaccarsi dall'immagine del Padre a motivo del fatto che adesso è venuto a dirci come Dio è veramente. Ci sono, solo per darvi un paio di esempi, ci sono immagini che Gesù ha totalmente sradicato dal Padre, immagini che sono sataniche, attribuite al Padre. Non so se avete mai studiato in questo modo, ma anche l'immagine stessa di Satana è molto diversa nella Bibbia nel corso dei secoli rispetto a quella che abbiamo in mente noi oggi. Ad esempio, all'inizio Israele era una popolazione politeista, vedete cosa vuol dire? Adoravano più dei. Dio era il Dio supremo, ma adoravano anche altri, cioè adoravano, credevano ci fossero anche altri dei, ma Yahweh evidentemente era il Dio supremo. E secondo questa mentalità, Satana, soprattutto nel libro di Giobbe, svolge il ruolo quasi di assistente di Dio, e svolge il ruolo dell'avvocato dell'accusa, colui che ha il compito di spiegare a Dio come si comportano gli uomini. E a livello teologico si dice così, che faceva parte del concilio degli dèi. Gli dèi, sì, il concilio degli dèi. Si radunavano attorno a Dio, infatti ricordate in Giobbe, ad esempio Giobbe 1,6, un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, in mezzo a loro andò anche Satana. Perché faceva parte di quel concilio. Ops, eccolo lì. E il suo compito è l'avvocato dell'accusa, è dire a Dio che gli uomini si comportano bene o male in modo che lui sappia chi benedire o meno. Successivamente, quando Israele è diventato monoteista, cioè credeva che esistesse solo un Dio e che gli altri dei in realtà erano solo fatti di legno, di pietra, ricordate, leggere le scritture di questo genere. Questa è una progressione nel corso dei secoli. Secondo quel concetto lì, tutto quello che avviene è causato da Dio. Sentite queste scritture. Amos capitolo 3 verso 6 dice: se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in una città cadde una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? Perché pensavano che esistesse solo Dio, per cui tutto ciò che succedeva è causato da Dio. Isaia 45 verso 7: io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere e creo la calamità. Io l'Eterno faccio tutte queste cose. Perché dicono così? Perché sono in un periodo storico dove credono che esista solo Dio e non ci sia nient'altro.
Per cui qualunque cosa succede è attribuita a Dio. Prima, quando c'era politeismo, c'erano più dei, per cui potevano essere stati gli altri dei ad aver causato qualcosa. Adesso con il monoteismo Dio è quello che ha causato ogni cosa, in bene o in male. Infatti qua voglio che ci andiate insieme a me, Seconda Samuele 24, c'è un episodio molto interessante. Il verso 1 dice: l'ira dell'Eterno si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo, dicendo: va a fare il censimento di Israele e di Giuda. Seconda Samuele 24 dice che Dio ha detto a Davide di fare il censimento. E poi, se continuate a leggere, scoprirete che Dio si arrabbia con Davide perché ha obbedito. E allora è talmente arrabbiato con Davide perché ha obbedito che gli manda la peste che uccide migliaia di persone. Ora, perché leggiamo scritto così? Perché il concetto è quello che c'è solo Dio e non c'è nient'altro. Per cui tutto quello che succede viene da Dio. 200 anni dopo, c'è un concetto diverso. Israele è tornato dalla cattività babilonese, dove adesso esiste un eterno principio di bene che è Dio e un eterno principio di male che è Satana. E lo stesso identico episodio in Prima Cronache capitolo 21, lo stesso episodio, sentite cosa dice: ora Satana si levò contro Israele. Prima Cronache 21, verso 1, ora Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele. Cioè in Seconda Samuele 24 è stato Dio a dire a Davide di fare il censimento, in Prima Cronache 21 improvvisamente diventa Satana. Non so per voi, ma per me c'è una piccola differenza. Esatto, il concetto è proprio questo, perché c'è uno sviluppo progressivo della comprensione che il popolo di Israele e quindi gli autori delle scritture hanno, che ci fa capire come questa progressione di comprensione e di rivelazione non debba essere messa dentro a un minestrone e attribuire a Dio tutte queste caratteristiche che gli vengono attribuite, perché in Samuele viene detto che è Dio colui che comanda a Davide di fare il censimento e poi si arrabbia con Davide perché fa il censimento, e allora Dio che ha comandato a Davide di fare il censimento, poiché Davide ha ubbidito a Dio che gli ha comandato di fare il censimento, Dio, poiché è stato ubbidito, si arrabbia e gli manda la peste. Se questo non è un Dio schizofrenico, ditemi voi cos'è. Ma 200 anni dopo c'è un concetto diverso. Ecco che esiste un eterno principio di male chiamato Satana, e non è più Davide. Lo stesso episodio ci viene detto: guarda che è stato Satana ad istigare Davide, non Dio. La rivelazione qual è che dobbiamo accettare? Quella di Gesù. Giovanni 10:10. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto per darvi vita. Amen. E vita in abbondanza. Amen. Dio non è l'insieme di tutte le caratteristiche che gli sono state attribuite. Dio è solamente e esattamente come Gesù lo presenta. Ecco perché Gesù dice: io vedevo le caratteristiche sataniche, quello di essere cattivo, di essere un giudice che punisce, che manda la peste, che comanda l'uccisione di uomini, donne e bambini. Vedevo queste caratteristiche che sono state attribuite a mio padre durante i secoli, che sono caratteristiche sataniche. Vedevo che si staccavano dall'immagine pura del padre, perché adesso io sono qua per dirvi esattamente com'è. E Dio è come io vi dico che è esattamente come me, non come l'hanno descritto durante i secoli. Qualunque cosa sia stata detta diversa dalla rappresentazione di Gesù
è semplicemente un'opinione umana sbagliata, condizionata dal paganesimo del tempo. In Samuele trovi che Dio comanda a Saul di distruggere gli Amalechiti, di uccidere uomini, donne, bambini e lattanti. La rivelazione di Gesù è: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male, perdonate chi vi ha ferito. O Dio è schizofrenico, o Dio cambia durante il corso della storia, ma allora non è più Dio. Oppure Dio è esattamente come Gesù l'ha presentato, e io devo usare Gesù come filtro interpretativo, andare alle scritture e comprendere quando le scritture confermano la rivelazione di Gesù, comprendere che quella è una rivelazione dal cielo, ma quando vanno in disaccordo a ciò che Gesù insegna, quella è un'opinione scorretta, sbagliata e talvolta satanica di Dio. Dio non è così. Noi dobbiamo diventare atei nel Dio che è stato presentato in quel modo. Amen. Prima di poter seguire, amare e adorare il Padre di Gesù. Non possiamo tenerle entrambi. Dobbiamo diventare atei perché quel Dio lì non esiste. Non è mai esistito. Era un'opinione sbagliata dell'uomo. Dio è esattamente come Gesù, perché Gesù è faccia a faccia con il Padre. Gesù ha detto: chi ha visto in me ha visto il Padre. Mirko, scusa, forse anche Gesù diceva: avete udito che fu detto, avete udito, ma io vi dico. Esatto. Sono tutte scritture queste che vanno a formare un principio radicale basato sul fatto che Gesù è la perfetta rappresentazione del Padre. Troviamo delle cose nel Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo, sapete, non tutte le cose che sono dette corrispondono alla rivelazione di Gesù. E anche in quel caso lì Gesù deve rimanere il filtro attraverso il quale interpretare le scritture. Ma ci sono situazioni dove, secondo voi, l'Abba Padre, Abba, io continuo a chiamarlo Abba perché è la parola mantenuta tale, che vuol dire papà, papino, vuol dire è la forma più intima, è la prima parola che un bambino impara in Israele, è Abba e Imma, che vuol dire papà e mamma. Per cui anche nel greco del Nuovo Testamento è stata mantenuta questa parola Abba, e Gesù ha parlato Abba Padre, papà. Secondo voi il papà d'amore di Gesù può aver detto così di uccidere uomini, donne, bambini e lattanti? O può aver detto qualcosa del genere ad Israele? Ora, quando tu vai e attacchi quella città, uccidi tutti gli uomini, uccidi tutte le donne, uccidi tutti i bambini, uccidi tutti gli animali, ma se trovi delle donne vergini che ti piacciono, non ucciderle, te le porti a casa, la tieni con te, però poi, questo è Dio, però poi, quando non ti piace più, ma falla andare via. Cioè, se io fossi una donna con un Dio del genere, ne direi quattro. Questo è maschilismo all'ennesima potenza. Non ha detto alle donne: e se trovate dei bei ragazzi portateli via. No, quelli vanno eliminati. Solo le donne che ancora non hanno avuto rapporti, quelle le portate a casa. Se sono belluzze. E se sono, certo, se no le fai fuori. Se no le fai fuori, cioè se una dici: beh, guarda, ancora non hai avuto nessun rapporto, però mamma mia, le fuori, giustamente. E questo è il papà d'amore di Gesù. Oppure questo papà d'amore avrebbe detto così, avrebbe detto: se uno violenta, stupra una donna, tutto quello che deve fare è andare dal papà di lei, darle 50 sicli, comprarsela e portarsela a casa, e lei non può dire niente. Ah?
Vede, facciamo una fatica a toglierci di mezzo questi concetti. Perché abbiamo messo Gesù allo stesso identico livello di tutti gli altri. Abbiamo messo quello che dice Samuele, quello che dice Malachia, quello che dice Geremia, quello che dice chiunque, allo stesso livello di Gesù. Ma nel principio era il Logos, la parola, e la parola era presso Dio, pros, faccia a faccia, e la parola era Dio. E questa parola si è fatto carne e ha abitato fra di noi ed è diventato faccia a faccia con noi. E questa parola, che è il Logos di Dio, la logica di Dio, come Dio spiega se stesso, ci dice: nessuno ha mai percepito accuratamente il Padre. L'unigenito Figlio è colui che è venuto a farlo conoscere, e chi ha visto me ha visto il Padre. E siccome Gesù è venuto a presentarci questo Dio che è amore, Gesù dice: io vedevo le caratteristiche orribili, sataniche, attribuite al Padre durante i secoli, staccarsi dalla figura pura, bella del Padre, perché adesso finalmente è possibile sapere come è Dio veramente e chi è Dio veramente. Ed è la cosa peggiore che tu e Dio possiamo fare: ignorare queste verità assolute e abbassare Gesù o innalzare tutti gli altri al suo stesso livello e dire: Dio è così, Dio è così, Dio è così, Dio è così, Dio è amore, ma è anche quello che ha comandato il genocidio. Dio è perdono, ma è quello che ha comandato un giudizio. Dio è misericordia, ma non ha lasciato impunito il colpevole. Dio è... E questo non è il papà che Gesù ha presentato. Questo è la descrizione di qualunque Dio, lettera minuscola, pagano. Avete mai visto questa immagine? Dito puntato e fulmine. Chi è questo? Zeus. Questo è Zeus. Quante volte abbiamo predicato Zeus la domenica? Quante volte è stato predicato Zeus la domenica? Questo è Zeus. Vuoi sapere qual è la posizione dell'Abba Padre di Gesù? Vuoi sapere qual è? Questo è Zeus. Vuoi vedere qual è la posizione del papà d'amore di Gesù? Amen. Dio. È colui che è talmente immenso il suo amore verso chiunque che ha preferito venire ammazzato brutalmente dai suoi nemici piuttosto che far loro del male. Ed è colui che l'ultima frase che ha emesso sulla croce, e nel greco è all'imperfetto, vuol dire del continuo, e sulla croce non si può parlare regolarmente perché soffochi, vuol dire che ogni volta che dici qualcosa devi fare uno sforzo con i piedi, tirarti su, aprire i polmoni per poter parlare, perché i polmoni ti si chiudono. Infatti chi muore sulla croce, il resoconto di un dottore, se ci fosse il medico, direbbe asfissia, quella è la causa del decesso. Ogni volta si alzava e diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questa è stata la sua ultima frase. E la prima frase, una volta risorto dai morti, è Shalom, pace, perdono. Erano terrorizzati quando hanno visto Gesù. Perché? Erano terrorizzati perché si aspettavano che Gesù fosse come tutti gli altri dei, violenti, vendicativi. Certo, noi l'abbiamo attaccato a una croce e pensavamo di averlo fatto fuori. Adesso è risorto e sicuramente cercherà vendetta. Ma la sua prima frase è Shalom, pace. Sono gli dei pagani che cercano vendetta, che sono violenti, che sono vendicativi. Il mio papà, colui che rappresento perfettamente, è
amore, solo amore. Lo è sempre stato, lo è e lo sarà per l'eternità. Vi assicuro che questo ci può cambiare la vita del tutto, ma vi assicuro che cambierà anche la vita delle persone che ci circondano, perché inizieremo a vederle con gli occhi suoi. La religione separa ed esclude, l'amore di Dio include anche il peggiore dei nemici. Ogni qualvolta il tuo modo di credere ti fa giungere a delle conclusioni di separazione con gli altri, o di esclusione, o di giudizio, quella è la tipica espressione della religione, qualunque essa sia, compresa quella cristiana. Vero, è vero. Ma la rivelazione del papà che Gesù ha presentato include tutti, il peggiore dei nemici è incluso in questo amore immenso, incondizionato ed eterno. Capite perché ho detto all'inizio, più conosciamo Gesù e più ci innamoriamo pazzamente di Lui. Mi fermo qua. Bene così. Posso chiederti di pregare per noi? Certo. Certamente. Ci alziamo in piedi? Gloria a Dio. Chiudiamo gli occhi un po' così, semplicemente per rimanere un po' focalizzati su questa immagine gloriosa e meravigliosa. Voi immaginatevi se aveva una moglie, dei bambini, non poter stare con loro, non poterli abbracciare, non poterli vedere crescere e doverli vedere sempre in distanza, perché è un lebbroso, perché la lepra è contagiosa, perché se solo si permette di entrare laddove ci sono le persone viene lapidato a morte. E questo va da Gesù e dice: io so che puoi, solo che non lo so se vuoi. Questa è la condizione di molte persone, tutti credono che Dio possa e che non sanno se voglia fare, perché si sentono indegni, sporchi, con del peccato. E la Bibbia dice: Gesù, mosso a compassione, quella parola lì vuol dire mosso dalle putella, vuol dire che era talmente intenso questa passione, questa sensazione d'amore che aveva nei confronti di quest'uomo. Non so se l'immagine che dà non è molto elegante, questa immagine nel greco, ma ve lo dico per farvi capire. Qualcuno di voi non è mai stato mosso dalle budella al punto che ha dovuto correre in bagno? Ecco, quella era la sensazione di Gesù, mosso dalle budella al punto tale da non poter più trattenere questo amore immenso nei confronti di quest'uomo. E la Bibbia dice che lo toccò, la lepra era contagiosa. Chissà da quanto tempo quest'uomo non è stato toccato da qualcuno. Lo toccò e essi guarito, e la lepra lo lasciò. Nel Vecchio Testamento, se un impuro toccava un puro, il puro diventava impuro. Ma con Gesù le cose sono capovolte. Quando adesso c'è un puro che tocca un cosiddetto impuro, è l'impuro a diventare puro. E questo sarà possibile anche per noi farlo, quando iniziamo a vedere le persone da fuori e provare le stesse sensazioni che Gesù provava. Essere mossi dalle budella, talmente intenso e forte l'amore di Dio che non puoi trattenere. Ma questo sarà possibile solo quando vediamo il Padre come Gesù l'ha presentato. Se no punteremo il dito e metteremo in isolamento le persone che si allontanino da noi, perché sono sporchi, impuri e contagiosi. E noi vogliamo essere santi, non possiamo essere contagiati. Io dico che cristianesimo, quanto fuori strada siamo andati. Chiudiamo gli occhi, alziamo le mani. Voglio pregare per tutti voi per questa preghiera, me compreso. Bisogna di capire sempre meglio queste cose. Padre d'amore,
Io ti chiedo, Padre, per mezzo dello Spirito del Signore, lo Spirito Santo, la sua stessa essenza e la sua stessa presenza, che è dentro di noi, che vive e dimora in noi. Ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù, di darci illuminazione, rivelazione, comprensione di chi tu sei, di come sei, e di aiutarci a far sì che questo amore che è depositato in noi sia talmente intenso da non poter far altro che fuoriuscire da noi e andare a toccare tutti questi tuoi figli che ancora non ti conoscono, o figli che ti hanno messo da parte talvolta perché gli è stato detto che tu sei un Dio cattivo, che li sta inseguendo, che li vuol prendere, che vuol punirli. Aiutaci ad essere coloro che invece manifestano chi tu sei. Un papà pieno d'amore, di passione, verso chiunque. Signore, aiutaci anche a far sì che Gesù torni ad essere il centro del cristianesimo, il suo esempio di vita, il suo amore e il suo perdono radicale verso chiunque, in modo tale che finalmente sempre più persone possano sperimentare chi sei, e sempre di più queste caratteristiche sataniche che ti sono state attribuite si stacchino dalla tua immagine, affinché possiamo presentarti come ci hai presentato te stesso in Gesù, la tua logica, il modo in cui tu hai spiegato te stesso. Grazie che tu vedi ogni cuore e tu sai esattamente come parlarci, come comunicarci queste rivelazioni che cambiano la nostra vita, ma che cambiano anche la vita di tutti coloro che ci circondano, in modo tale che questa non sia più una religione che esclude, che giudica, sia un'inclusione. Tu sei il Dio dell'inclusione nei confronti di chiunque. Padre, ti ringrazio nel profondo del cuore, mi fido di te, ho fiducia in te, perché il Dio che Gesù mi ha dimostrato lo desidera più di quanto lo desidero io. Grazie, Papa, nel nome prezioso di Gesù. Amen.